Buongiorno carissimi, bentornati su Officina del Pilota. Fa un gran caldo ma siamo sempre carichissimi. Voi come state? Oggi sul canale Yaris GR, un Instant Classic, una macchina che si fa apprezzare immediatamente per le sue doti di guida. Nella fattispecie oggi ne portiamo una curata. Maniacalmente da Giulio Berruti, il proprietario, e che monta uno scarico che tra poco vi faccio vedere, fatto su misura per questa macchina dalla TFL di Fausto Lettieri. Un tre cilindri che suona benissimo. E allora ragazzi, cosa aspettate? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, è gratuito, e poi lasciatemi un like e un commento. Andiamo a bordo della macchina. Vedi come lavora Fausto? Vieni qua, guarda che roba, quasi uno spreco metterlo sulle macchine, perché cioè, sembrano tipo dei gioielli. Bello, eh? Tanta roba, fatto bene, poi funziona, perché ha, secondo me ha azzeccato proprio il diametro. Il fatto che c'ha la valvola, tolto il discorso del suono, mi aiuta tantissimo quando fa tanto caldo. Cioè adesso, tipo quando fa 30 gradi, tu chiudi la valvola e comunque la macchina continua di spinta. Viceversa, chiaramente se tu c'hai tanto caldo e magari la benzina non buona, la senti che si svuota in basso, no? Invece va una bomba. Quindi comunque non si vede che la macchina ha uno scarico diverso. A me è una cosa che piace molto, no? Il fatto che comunque la macchina sembra sempre originale, non dia nell'occhio, specie poi ultimamente. Poi quando ti vuoi divertire, apri e musica. Cazzo, mi hanno fatto una macchina da pazzo, un diavolo, però poi quando suona il clacson... È una merda, lascia veramente... è una banda. Ragazzi, bentornati su Officina del Pilota, sono con Giulio Berruti, proprietario della Yaris. Intanto Giulio, grazie che sei venuto. Grazie a voi per l'invito, grazie a te. È un vero piacere. Poi questa Yaris è una macchina che da quando è uscita ha fatto parlare di sé, perché sulla carta ha tutte le caratteristiche giuste per essere guidata. Che è poi quello che ci piace tanto a noi, no? A noi. Una macchina costruita intorno al pilota, che regala piacere di guida, che viene progettata e prodotta solo col cambio manuale. Assolutamente, no? Sì, nasce con quell'idea, infatti... È una macchina pensata per il rally, ha una trazione integrale, può essere ripartita per un uso cittadino 60-40, per un uso in strada del genere 70-30, quindi con una tendenza sovrasterzante, e poi loro consigliano 50-50 in pista, che ancora non ho capito bene perché, no? Assolutamente, poi la macchina comunque è un po' un unicum, no? Io in famiglia peraltro ho detto che era un ibrido, perché in realtà c'ha l'avantreno Yaris e il retrotreno CRH, è più lunga, è più larga di una Yaris normale, ha il tetto che è completamente diverso, è molto più basso, oltre che in fibra, quindi per abbassare, diciamo, abbassare il centro di gravità, e il motore è un tre cilindri inedito, è un 1500, tre cilindri. Sì, sì, no, facevo proprio così per sottolineare il fatto che... Tre cilindri inedito, che dicono sia in parte come architettura, se lo tagli a metà, un po' il vecchio 2JZ, abbiamo trovato una serie di pecore. E si vede da qua, Beh, questo è il bello dell'Abruzzo, dopo un paio di rusticini. Ce li facciamo, povere pecore. Dobbiamo fare, so. E questo famoso tre cilindri dicono che derivi un po' dal famoso 2JZ della Supra, anche se chiaramente diverso, ma è una sorta di un'architettura abbastanza simile. Sì, sì, ci sono delle cose prese anche da altre autovetture, tipo il doppio braccio sugli ammortizzatori posteriori che derivano dalla Corolla. Mentre davanti abbiamo un Mac Person che sinceramente non vedo l'ora di sentire. Salve, un sacco di cuccioli. A lui c'è partito il canetto. CRH o Corolla? Io non ho ancora capito questa cosa, perché se tu vai in Toyota dicono CRH, se parli con i tecnici dicono Toyota, dicono Corolla. Per sentito forse dire ti dico Corolla. Corolla RH probabilmente. Probabilmente, no? Diciamo che mi sto rifacendo un po' a quello che ho sentito dire. Che hai letto in giro, esatto. Diciamo una cosa, che per la tecnica delle auto poi se vai a cercare, smanettare, trovi un po' tutto. Ma la cosa che
e penso sia più importante per gli appassionati che ci seguono, è quello di sapere come seguire questa macchina, cioè qual è il carattere, quali sono le emozioni e le sensazioni che una macchina del genere dà alla guida. Tasto del rev matching attivato, che fa praticamente, ragazzi, una doppietta di base, come se facessimo il punto d'acco. Chi non fosse in grado di farlo, che non lo ha, può fare, diciamo, può guidare la macchina come se. Esatto. Funziona molto bene, devo dire. Infatti. Anche molto piacevole quando magari stai lì che chiacchieri, non sei proprio attento alla guida e quindi non vuoi, diciamo, più di tanto, cioè, vuoi fare una guida più rilassata, ti consente comunque di avere una guida dolce e docile, perché comunque gli innesti, se li senti, sono abbastanza secchi. Io devo dirti la sincera verità, ho questa macchina da un anno, non sono un amante folle di questo cambio, che è un ottimo cambio, ma secondo me poteva essere ancora un pochettino più raffinato, un po' più sharp. Il mio standard è l'S2000, che forse è il miglior cambio manuale del mondo. Poteva essere un po' più sharp, e soprattutto soffre un po' quando la metti in modalità sport, per cui questo 70-30 secondo me ogni tanto non gli piace tantissimo, cioè okay. 50-50 è più preciso. Ok, molto interessante questa cosa. Beh, di certo, se parti come termine di paragone da un cambio di un S2000, poi rimane un po' difficile trovare qualcosa di meglio. Tanta roba in generale, i cambi che fanno i giapponesi, ragazzi. Nel video della Subaru dicevo, il Giappone non delude mai. Comunque così, Giulio, appena salito, due minuti, cioè c'è quella sensazione che voglio dare un po' di gas. La senti che te lo chiede comunque, proprio? Comunque sì, è proprio... Poi ti dà confidenza, visto? È molto, una macchina molto, devo dire, facile, una macchina con cui prendi subito contatto, senti subito bene l'avantreno a terra, senti il retrotreno, quindi devo dire che ti dà tanta sicurezza e ti porta subito a spingere. Giusto, poi abbiamo un 4S qui davanti, Michelin, equipaggiamento di serie, che è una gran gomma. E poi altra grande cosa di questa macchina, che invece mi piace tantissimo, sono i freni. Hanno veramente, secondo me i tecnici hanno fatto un gran lavoro, perché sono molto modulabili, frena tanto, non ti dà la sensazione di frenare tanto quando vai piano, quindi non hai quella sorta di nevrosi, sì, no? sì, spesso invece può capitare. Non hai nemmeno quella sensazione di incertezza che possono darti i carboceramici spesso quando non sono caldi. Questo è un tipo di impianto frenante che riesce a darti, morde tanto quando vai forte, ma al tempo stesso è pastoso e morbido, quindi lo moduli molto bene quando così giriamo, insomma, in strade che sono troppo veloci. Freno che poi è alloggiato all'interno di un cerchio da 18, che è stato potuto, hanno potuto montare questo cerchio da 18 perché il motore trasversale 3 cilindri, quindi leggermente più piccolo di un 4, ha lasciato spazio a un cerchio più grande. Sì, questo l'hanno fatto per migliorare la dinamica di inserimento in curva, soprattutto nella fase realistica, quindi la macchina nasce comunque con l'idea di essere poi preparata. Questa macchina è una delle ultime, forse se non l'ultima homologation rally che hanno fatto su strada. E infatti spezziamo una lancia a favore della seduta, che tutti dicono sia alta, però è giusta, perché per una macchina da rally pensata con quella, con quel DNA lì, ci sta. E poi in città sto molto più comodo, sinceramente. Io devo dire, sono un grande fan della seduta alta. Sono molto molto contento. Poi io la uso tantissimo in città, vengo da una macchina completamente diversa. Io ho avuto un GTR 35 per 10 anni con un po' di cavalli in più sotto. Tu passi da un GTR R35 a una Yaris e stai bene. All'inizio stavo bene perché trovo parcheggio subito in città, soprattutto. Però diciamo ti pare che poco. Le prime 3-4 marce all'inizio ho sofferto un po', però la verità è che comunque è una macchina che ha un motore che allunga moltissimo, quindi velocità ne fa, e ne fa tanta. E poi è veramente tanto facile, leggera e molto divertente da utilizzare. 261 cavalli, 360 Nm di coppia per una macchina che pesa 1280 kg, che non è leggerissima, vada bene, però la senti come agile tra le curve? Assolutamente. Diciamo che il fatto anche di non averla fatta troppo leggera è paradossalmente un plus. È un po' lo stesso concetto con cui fu costruita la GTR, perché tu devi anche a un certo punto poi imprimere alle gomme una forza a terra, e la imprimi con l'aerodinamica. Un po' di carico. Esatto, se l'aerodinamica non ce l'hai perché non c'è l'alettone, come le Subaru, le Mitsubishi, eccetera, eccetera,
devi chiaramente, insomma, è una coperta corta, no? Sì. Altrimenti rischi poi di creare troppo poco carico e quindi paradossalmente, nonostante la gomma a terra sia giusta, nonostante tutto sia giusto, però la macchina poi dinamicamente non si comporta come dovrebbe. Sì, poi come senti la macchina non è originale, mi tengo qua come i vecchietti. Madonna, comunque, mi sta piacendo subito. Inserimento è cattivo. Senti come esce, cribbio. Strada sconnessa, questo è il tratto che mi piace per spingere un po'. E c'ha una risposta dell'assetto bella. Molto, ti dicevo, è molto equilibrata, no? Senti come copia tutte le asperità, ma al tempo stesso rimane lì dove gli chiedi di stare. Copia da Dio, bravo. Sì. Sei un bel esperto, eh? Beh, mi piace. Zuglio, io non molla. Zuglio! Grande Zuglio! Questa poi, come dicevo, se la senti non è perfettamente originale, abbiamo lavorato per dargli un pochettino di suono e abbiamo lavorato per dargli anche un pochettino più di risposta. Ammazza se risponde. Zuglio, che ti viam bene. Bella macchina. Fantastico il freno. Sì. Bellissima! È molto divertente. Parlano di Instant Classic e sì, dopo perché due curve un po', capito, ti rendi conto perché. Adesso i puristi non ce ne vogliano perché sono un grandissimo appassionato di quella roba lì. Io ho un cugino, premetto, che è stato tra i capi ingegneri che hanno progettato il famoso 4 e il 5 cilindri Lancia. Quindi parliamo del Deltone in questo caso, e poi Fiat Coupe 20 valvole, perché quel motore nasceva per la volontà di proseguire l'esperienza in rally. Poi hanno deciso di chiudere tutto e quindi la Fiat ha continuato a tenerselo per il coupé. Ma insomma, voglio dire, Instant Classic perché, e ripeto, i puristi non ce ne vogliono, fa subito un po' Deltone, no? Cioè Deltino, dai, chiamiamolo, infatti, Deltino. Ma non ce ne vorranno anche perché un po' il concetto è quello: corta, passo corto, larga, cambio manuale, un motore non troppo grande in termini di peso né di potenza, quindi gestibile, però al tempo stesso, come senti, inserimento molto veloce, grande percorrenza, retrotreno incollato per terra. Sì. Il Deltone, se ti ricordi, differentemente da quello che molti pensano, è una macchina estremamente equilibrata, no? Estremamente pacifica anche, salvo se toppi a levare il gas, esatto, e in curva, però, perché non avendo più controlli e nulla, però perlomeno all'epoca, insomma, non c'era nulla, ma è una macchina che ti dà subito molto del tu. E questa è un po' simile, no? Assolutamente corretto quello che dici, assolutamente corretto. Poi qua abbiamo chiaramente un sistema di differenziali completamente diverso rispetto al Deltone. Due differenziali. Questa c'ha i Torsen perché sì, è la versione Circuit Pack, quindi abbiamo presa un pochettino più raffinata. E poi abbiamo lavorato con l'elettronica. Questa è stata una delle prime a essere stata toccata nell'elettronica originale. Questa c'ha due centraline, sì, che lavorano insieme e ci è voluto molto tempo, insomma, per sbloccarla, però siamo riusciti a dargli un po' più di carattere. Sale su molto bene. Sale su, gli piace proprio tanto a questo motore girare, ricorda un po' una moto, se te la ricordi, la Speed Triple 1050, che ha quella sorta di scorrevolezza pistonica, per cui bellissima. Gli piace sempre stare su. Però ecco, sì, insomma, abbiamo lavorato con loro per cercare di dare comunque sia ciccia in basso, ma anche ciccia in alto. E poi, grazie allo scarico fatto dal mitico Fausto Lettieri, che è un nome nel mondo. Che spettacolo, Fausto! Che è veramente un artigiano di quelli con la A maiuscola, è oltre un grandissimo imprenditore, che praticamente ci ha costruito questo scarico con la TFL Italia, che ha un suono bellissimo. La cosa divertente è che abbiamo una valvola, quindi quando lo vogliamo usare, lo usiamo. Il suono è importante, quando invece vogliamo parlare su questa, poi dai, molto che invece non ha suono originale, è molto, quando sei arrivato ho detto questa non è una Yaris. Infatti complimenti molto a Fausto. Sì, ma poi non sai come è fatto lo scarico, se lo vedi è un'opera d'arte, cioè lui veramente ha una capacità di
di saldare, sembra veramente un'opera d'arte. Io alle volte quando vedo i suoi lavori dico, cioè, mi piacerebbe averli tipo in casa in un quadro. È vero. Quasi un peccato montarli, capito? Ma poi sì, li senti suonare e dici, no, col cazzo, mettiamoli sotto. È riuscito a fare quello di cui tutti avevamo bisogno, ovvero far suonare questa Yaris. Far suonare Yaris e farla suonare bene, perché il problema di questi motori tre cilindri piccoli o quattro cilindri, come anche può essere magari la 500, è che hanno sempre un suono un po'... Gli manca qualcosa. Manca un po' di volume, è un po' poco baritonale, sono sempre un po' strettini, aperti, e poi al tempo stesso in termini di vibrazione in alto risultano sempre un po' scarni. Insomma, non sono mai soddisfatto quando li sento. Ho sentito diversi scarichi per la Yaris, devo dirti, questo è quello che a me personalmente è piaciuto, sì, di più. Mazza, veramente non ne nominiamo altri, ma insomma i marchi più blasonati li hanno fatti. Ma poi la cosa incredibile è che paradossalmente questo scarico è come se avesse due anime, cioè fa tanto caldo come adesso, chiudi la valvola, la macchina va più forte, c'hai temperature giuste, c'hai benzina giusta, apri lo scarico, la macchina va più forte, perché comunque la valvola funziona e lavora variando di tanto la contropressione, quindi ti cambia proprio tanto il carattere della macchina. Assolutamente, vero, poi lo sento. Senti, la vogliamo aprire un attimo? Adesso sì, sì. Siamo ancora chiusi. Facciamo sentire. Così, visto che ho attivato un paio di copro là dietro, ci possiamo, ecco, deliziare le orecchie. Sai che dicevano che vibrasse meno il tre cilindri rispetto al quattro, però non noto assolutamente questa mancanza di cui parlano. Zero. Il volante è veramente chirurgico, hanno fatto un lavoro perfetto. Occhiale pecore. Mazza, è un bel diavoletto. Coppia? Coppia, siamo sui 430 Nm, quindi abbiamo preso circa 8 kg in più. Madre, che non è per niente poco. No, adesso considera, prossimo upgrade, lavorerò su l'aspirazione, c'è un Evolve che sta arrivando, un Venturi, ecco, che insomma gli dà quei 10 cavalli in più, un altro chiletto e mezzo di coppia, perché la macchina comunque c'ha un airbox modulare con un'elettrovalvola, ma comunque piccolo, originale, e soprattutto il DAC. E si fa sentire. Sto zitto perché questa è musica. Si fa sentire, ragazzi. Madonna, ti viene veramente voglia di scannarla giù. Lo so. Te lo giuro, guarda, abbi pietà, non ti arrabbiare. Ma è veramente una figata, ragazzi. E il freno. Minchia. Bella, cazzo, veramente. C'hai quei 2-3 cm di corsa prima che cominci a mordere, che ti dà la sensibilità giusta. Poi la frenata è devastante. Ma senti come tiene la strada. Dai, correnza pazzesca, inserimento pazzesco e... Senti che frenata. No, ragazzi, e scendevo col Subaru qui qualche tempo fa e questa piccola giapponesina, senti, lo dico sempre, lo ripeto oggi con te, il Giappone non delude mai. Ragazzi, porca mia, sono kamikaze nel DNA, quindi. Che bomba di macchina, te la sei costruita proprio bene, mi sembra straequilibrata, c'hai un giusta gioiellino nelle mani. È giusta. Sono davvero curioso di sentire la coppia in salita. E anche lo scorrimento. Fuori che ti fa sovrastrezzare, sì, meno, ti tira comunque sempre fuori. Madonna, che bella anche in appoggio. Bello.
cambia la coppia adesso che fa caldo, non l'hai sentita? Io ti chiudo lo scarico, gli dà un po' di contropressione. Sì. Vai. Merda? Chiaramente i motori turbo soffrono tantissimo le temperature alte, sì, con questo sì, scarico sì. La valvola riesce a sopperire a quel problema chiudendola. Mi impressiona davvero nella percorrenza curva, nella cattiveria con la quale la butti dentro, la macchina ti dà una fiducia impossibile. Tra l'altro abbiamo anche disattivato i controlli, eh? L'assetto riesce a evolvere quelle che già sono le caratteristiche buonissime del telaio, con uno sterzo ultra diretto, cambio, 6 marce, manuale, che ti fa godere, perché a chi gli piace guidare, diciamoci la verità, per una macchina di questo segmento è giusto. Quello che poi conta secondo me su macchine di questo tipo non è il tempone, tu non è che fai il tempo per arrivare dall'ufficio a casa. No, è il piacere di guida. È il piacere di guida, capito? È il sapore, il gusto che ti danno. Allora avere questo ti dà secondo me un feeling, una comunicazione con la macchina che differentemente il cambio. Assolutamente d'accordo. Non ti danno. C2 che macchina. Mi è piaciuta bene. Adesso devo sistemare.